Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo spazio. Io sono la Sil e prima di iniziare a chiacchierare di un libro che ho appena letto, anzi un classicone che ho appena letto, voglio sapere come state voi, come sta andando questo marzo pazzerello, molto pazzerello perché effettivamente un giorno c'è un sole pazzesco che viene quasi voglia di mettersi le mezze maniche, non a me perché io odio la stagione in cui stiamo per andare. Primavera e estate per me potrebbero non esistere. E il giorno dopo si torna in November mood, quindi nebbia, freddolino, pioggerellina, che io adoro. Quindi raccontatemi un po' come state, cosa state leggendo. Io ho appena finito, l'ho finito proprio ieri sera, un libro, cioè un classico veramente pieno, veramente wow. Ho deciso di dedicargli un video perché metterlo nel recap, diciamo, delle letture del mese di marzo mi sembrava un po' riduttivo perché è veramente un classico che ha bisogno di spazio. E di sicuro ne parleremo anche in quel video, ma in maniera molto più spedita. E invece voglio proprio soffermarmi su determinati punti. Allora, il classico in questione, di certo non devo presentarvi l'autore, è Dostoevskij. Ricordi dal sottosuolo, eccolo qua. C'è un'altra traduzione del titolo che è Memorie al posto di Ricordi dal sottosuolo. Io ho l'edizione economica Feltrinelli, 9 euro, sono 142 pagine. Cioè, in 142 pagine l'autore ti smonta, ti rimonta al contrario, ti rismonta e poi ti monta giusta. Ecco. Il font e l'interlinea non diciamo super wow, ma insommina, ecco, ce la facciamo bene. Allora. Dostoevskij, non devo presentarvelo certo io, stiamo parlando di uno dei più grandi esponenti, scrittori, filosofi. E chi più ne ha più ne metta, della letteratura russa. Allora, amici miei, allora, diciamo che in questo libro è un libro diviso in due parti. Non starò a raccontarvi la trama, che tanto la trovate ampiamente su internet. Voglio raccontarvi più che altro quello che io ci ho trovato dentro. È un classico perché è un classico. Secondo me questo qui è un libro custode veramente del tempo e di tantissima, tantissima analisi della personalità, della psicologia, dell'essere umano in generale. Ho ritrovato molto di Freud in queste pagine. Io amo tantissimo Freud. Ho letto L'interpretazione dei sogni 2 volte. È proprio un mondo che mi affascina tantissimo e con molto piacere ho ritrovato un po' della filosofia del pensiero freudiano anche in queste pagine di Dostoevskij. Allora, intanto vi dico che questo libro è scritto in maniera, o almeno per me, è arrivato come se fosse scritto in maniera nervosa, quasi nevrotica, al limite di un kaboom personale. È un libro che scava tantissimo nel lettore. È un libro che fa a fulcro tanti punti veramente importanti della vita proprio in generale. Si parla di pulsioni vitali, di anima, di personalità, di inconscio, di 8 miliardi di sfaccettature e di caratteristiche. Dostoevskij ci racconta questa storia, scava tantissimo dentro di noi e lo fa utilizzando un tono veramente quasi cinico, a tratti oserei dire spietato, perché te nei momenti arrivi a fine del suo discorso e dici, cioè non ti senti più nulla. Chi sono? Perché esisto? Come mi chiamo e perché mi chiamo così? Chi sono io? È veramente pesante dal punto di vista del lettore, perché il lettore in queste pagine deve veramente sapersi mettere in gioco, perché se non sa fare, a pagina boh, 20 non funziona già. È un binomio che autore e lettore non funzionano perché Dostoevskij te lo dice subito, subito all'inizio, in che modo ti racconterà questa cosa, come ti ci farà entrare, ovvero non a piccoli passi, ma ti scaraventerà addosso tutto il suo pensiero. Ti
Se sei disposto a farlo e a metterti in discussione, a porti determinate domande, bene, se no puoi chiudere il libro e passare a un'altra lettura. Io adoro questo approccio, ma perché è molto simile al mio approccio di vita, un po' duro, no? Un po' ruvido. Quindi già dall'inizio lui ti mette davanti a quello che sarà un po' questa lettura. È difficilissimo spiegarvi cos'è questo sottosuolo, perché questo sottosuolo sono i substrati della persona, ma non fisici, non mentali, non dell'anima. In generale, proprio tutto un insieme a 360 gradi rappresenta un po' quella che è l'anima più profonda, più anche buia dell'io narrante. E questa è una roba potentissima, ma veramente, cioè, che ti leva il fiato. Alcuni pezzi vanno riletti più volte per far sì che il cervello assimili al 100% quello che è il concetto che l'autore vuol mandarti. Io ho amato tantissimo il suo modo di parlare della solitudine e dell'allontanamento che l'essere umano fa, dovrebbe fare o non fa per una sua scelta e volontà, ma che ti porta comunque ad esprimere la propria natura, quella proprio vera, l'essenza vitale, e però è una roba difficilissima, anzi, talvolta è quasi impossibile per alcune persone, e è di una scomodità pazzesca, perché arrivare a conoscere se stessi non è sempre una cosa facile, anzi no, non è mai una cosa facile, ma più che altro non è una roba, non è un percorso comodo, non è una discesina, non è una camminata nel bosco con un panorama bellissimo, no, a volte è molto più simile a una spirale che va verso un buio, verso delle tenebre, però serve all'essere umano per avere piena coscienza e piena consapevolezza di sé, ma per fare tutto questo ci vuole una quantità di coraggio che è per pochi, Dostoevskij lo dice, lo ripete tantissime volte, e il bello è che te a metà libro dici: ma io non sono nessuno, io non sono nessuno, non voglio essere giudicato, perché a volte ti senti un po' giudicato dalla sua penna. Eppure, quando termini questa lettura, ti fermi in silenzio, chiudi il libro, fai questo, chiudi gli occhi e ti fai un check di vita veramente molto, molto intenso e veramente profondo, che serve a volte, anzi, senza a volte, è sempre molto doveroso, secondo me, fare un'analisi globale, no? Un po' un punto della situazione, un recap di vita su chi siamo, cosa facciamo per gli altri, per noi. E questo libro ti ci porta a farlo, non con maniere carine e coccolose, no, perché Dostoevskij non è che ti mette comodamente a sedere e ti accompagna in questa lettura, no, ti schianta lì a sedere, ti ci lega anche e dice: ora stai zitto, ascolti. E se non capisci, capisci. E questo fa lui. Più che ricordi o comunque memorie, che sono le due traduzioni di questo titolo, a me tutta la lettura ha ricordato quasi un diario, una sorta di bilancio critico di se stesso, dell'anima umana, perché comunque abbiamo a che fare con quest'uomo tormentato che fa i conti, fa un check, come vi dicevo prima, del suo io più profondo. Dostoevskij ci racconta di questo personaggio sulla quarantina che lascia appunto la sua vita normale, il suo quotidiano, il suo tran tran, la sua routine lavorativa, perché riceve un'eredità e quindi cosa fa? Si barrica in casa e lì inizia tutto un suo percorso cerebrale, un ragionamento. Questa cosa però, questo ragionamento di questo personaggio, Dostoevskij ce lo vomita addosso, ce lo scaraventa addosso, vuol dire: tieni, prendi questo fardello, dividitelo,
suddividitelo, fallo tuo e poi mi dici. E te cominci insieme a lui, via via che ti racconta tutti i pensieri, tutte le vicissitudini, te cominci ad aprire questo malloppo di roba che Dostoevskij ti ha buttato addosso e ci trovi un'essenza veramente, veramente enorme. C'è da dire che questo qui è un libro del 1861, eppure è di un'attualità, di un'attualità spaventosa. Cioè, veramente, Dostoevskij era in anticipo coi tempi, un avanguardista pazzesco. E veramente ci sono dei punti dove dici: porca miseria, ma è successo ieri? Cioè, dal 1861 al 2023, un attimo, un attimino. Questo è il potere, anzi, questo è il genio, appunto, perché non è un potere, questo è l'avere il genio dentro di sé. È un libro che pone tantissimi accenti, tanti, faticosi da gestire, da leggere, da assimilare, e ti vuol portare alla domanda di quanto è realmente convenzionale ciò che facciamo tutti i giorni, dalle piccole alle grandi cose, e quanta è la nostra realtà più vera. Quindi siamo figli della standardizzazione della vita, di una società che ti chiede di fare determinate cose e te anche inconsciamente le fai, oppure si è consci della propria personalità, di quello che è il nostro io più profondo e quindi decidiamo noi per noi. Domandona, amici, domandona che ti dilania, ti apre in due, cioè ti leva veramente il sonno. Dostoevskij ti leva il sonno. Ora vi voglio leggere, è una domanda che Dostoevskij fa alla fine del libro. Siamo a pagina 140, sono 142 pagine, ok? È una domanda che io ho letto e riletto non so quante volte. Non so neanche dove scrivermela per tenerla bene a mente. Vorrei tatuarla nel cervello. Ma non credo che mi andrà via veloce perché è veramente potente. Allora, in realtà io continuo a pormi una domanda oziosa: che cos'è meglio, una felicità da quattro soldi o delle sublimi sofferenze? Dite su, che cos'è meglio? Dite su, perché io a questa domanda dico: secondo me è meglio una felicità da quattro soldi o sublimi sofferenze? La felicità da quattro soldi è un qualcosa di spicciolo, di magari temporaneo, di fittizio, però potente in quel momento. Sublimi sofferenze, cioè sofferenze, nessuno vuole sofferenze, anche se la vita lo sappiamo è ciclica e le sofferenze, ti pare o non ti pare, bam, ti arrivano. Sublimi però, attenzione. Ecco, io questa domanda mi ha mandato in tilt. Pagina 140 mi rimarrà tutta la vita qui. Pagina 140, Ricordi dal sottosuolo di Dostoevskij. Una domanda esistenziale che non credo troverò mai risposta. Se voi avete una risposta a questa domanda, vi prego, datemela. Scrivetemela qua sotto, illuminiamoci, confrontiamoci. Comunque, allora, a chi consiglio questo libro? Di base a tutti i lettori accaniti, ocio quello che ho detto, lettori accaniti, non il lettore che legge un libro l'anno, non per fare discriminazione, ci mancherebbe altro, ognuno legge quello che gli pare, quanto gli pare, legge un libro, due libri, 700 libri, non è questo il mio discorso, ma il mio discorso è che questo libro è seriamente impattante sulla persona. Quindi un lettore non abituato a leggere, non abituato ad entrare in un mondo, cosa che i libri fanno, cioè, qui si dilania, qui dopo deve seriamente andare all'analisi, avendo letto un libro come questo. Quindi un lettore un pochino più arrotato nella situazione, magari si barcamena un pochino meglio, brancola nel buio con una piccola torcettina, ok? Perché comunque ti manda in pappa, ti manda in crisi. Però forse un lettore sa gestire meglio il suo io dal lettore. Questo è un discorso un po' complicato, spero di essermi spiegata. Però
Poi perché? Per chi ha voglia di mettersi veramente tanto in gioco, per chi ama gli arrovellamenti cerebrali, eccomi, per chi adora farsi domande esistenziali e poi non hanno puntualmente risposta, per quelle persone che sotto la doccia partono da buono questo profumino di bagnoschiuma e arrivano a pensare alla morte, alla vita, a cosa c'è dopo la morte, alla reincarnazione, cioè a tutta sta roba patologica, perché è patologico. Quindi questo libro è per menti fini che hanno bisogno di essere un po' tirati su, di una scossa, di un elettroshock, ecco. Per il resto sono felicissima di averlo recuperato. Ringrazio con tutto il cuore la persona che mi ha detto leggilo, non che mi ha detto secondo me potresti leggere questo, no, leggilo. Quindi ringrazio tanto tanto questa personcina e basta, se l'avete letto fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se vi ha tormentato, se vi ha dilaniato come ha fatto con me. Se non vi è piaciuto, perché sicuramente la lettura si sa è una delle robe più soggettive al mondo come l'arte, quindi ben vengano anche commenti. Non mi è piaciuto perché, mi raccomando, motiviamo sempre. Detto questo, io vi ringrazio per avermi ascoltata, vi auguro buon proseguimento di giornata e ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti!